fuoco appiccato oltre i cancelli e notte fonda. Gli agenti della polizia sono appena riusciti a bloccare la protesta scoppiata dopo la morte di Sandrine Bakayoko, 25 anni, ivoriana. Al culmine della rivolta, i migranti hanno tenuto in ostaggio 25 operatori della cooperativa che gestisce il centro, poi liberi proprio grazie alla mediazione della questura. Questa mattina, in mezzo ai campi che circondano la ex base missilistica di Kona, c'erano ancora i segni della rivolta, una telecamera di sorveglianza scardinata e lanciata oltre il filo spinato. The problem is too much. Viviamo come viverebbe un cane, ci dice uno degli immigrati. È freddo, non abbiamo scarpe e vestiti. Quasi nessuno parla italiano, nonostante alcuni stiano qui da un anno. In mattinata un centinaio di loro hanno impedito che il furgoncino scaricasse il pranzo. Ancora tafferugli, gente aggrappata ai cancelli, spranghe in mano tra il fronte della linea dura e quello del dialogo. Solo quando arriva la notizia che non c'è stato alcun ritardo nei soccorsi e Sandrine Bakayoko è morta per embolia polmonare, torna la calma. Non hanno gradito il nostro ingresso all'interno del campo, cosa che io avrei voluto evitare ad ogni costo, ma non si poteva consentire di continuare a tenere l'ingresso bloccato. L'ex base missilistica di Kona oggi è un gruppo di tante strutture, una a fianco all'altra, nella campagna veneta. Qui vivono quasi 1400 immigrati, nel paese 190 abitanti. Ma tutto su Guglio che cosa sta morto? 3 giorni del tempo, ma si è smorto già tutto e aspettiamo il prossimo. È la terza rivolta in un anno, tutti sanno che non sarà l'ultima.